Ciao a tutti, bentornati con le lezioni di preparazione fisica propedeutica alla pallavolo in collaborazione con Pool Stars Volley. Bene, oggi, anzi questa settimana, andiamo a vedere per ogni lezione dei lavori funzionali relativamente a una parte di gioco. Oggi iniziamo con la difesa, poi la seconda lezione sarà impostata sull'attacco e la terza sul muro. Ok, per la lezione della difesa di oggi intanto facciamo un piccolo riscaldamento generico, quindi circonduzione delle braccia, facciamo 5 indietro, 1, 2, 3, 4 e 5, poi 5 avanti, stesso braccio, 1, 2, 3, 4 e 5, poi 5 indietro all'altro braccio, 1, 2, 4 e 5, poi 5 avanti, stesso braccio, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi andiamo tutte e due le braccia, fare circonduzione indietro, 1, 2, 3, 4 e 5, circonduzione avanti, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi delle aperture, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 volte sopra la testa, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi andiamo a fare 5 mezzo squat. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi 6 mezzo a fondo dietro. 1, 2, 3, 4 e 6. 6 mezzo a fondo avanti, 1, 5 e 6. Poi 6 mezzo a fondo laterale, 1, 2, gamba alternata, 3, 4, 5 e 6. Benissimo. Allora, adesso andiamo a fare come ultima cosa 5 squat andando fino in fondo e 5 squat jump. Vai, 1, 2, ancora lentamente, 3, faccio vedere anche di lato, 4 e 5 e poi 5 squat jump. 1, 2, 3, 4 e 5. Bene, lavoro sulla difesa, molto impostato sulle gambe, in particolare sulle isometrie, ok? Lavoriamo in intervalli da 3 minuti. Il primo intervallo di 3 minuti prevede 20 secondi di squat isometrico, braccia larghe, quindi stiamo qui 20 secondi, poi 10 secondi di spostamenti laterali, sempre con le braccia larghe, poi di nuovo 20 secondi di squat isometrico, ma stavolta con le braccia in avanti, ok? E poi 10 secondi di skip basso. Qui lavoriamo bene con le punte dei piedi per essere reattivi per eventuali movimenti. Quindi 20-10 per 3 minuti. Quindi tutto questo minuto viene ripetuto 3 volte. Io lo farò solo la prima volta, poi andrete per conto vostro. Vado ad attivare il timer. 2, 1 e vai, siamo giù in squat isometrico. Per 20 secondi, braccia larghe, ancora 10 secondi, poi andremo a fare spostamento laterale per 10 secondi subito dopo. Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e ci spostiamo. Alziamo un pochino di più il sedere. Chiaramente dipende dallo spazio a vostra disposizione. Ok? Io lo faccio stretto e cambio. Rimettiamoci giù in squat isometrico per 20 secondi. Braccia unite. Ancora 10 secondi. E poi andremo a alzare le gambe con uno skip basso. Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e su. Vai, 10 secondi skip basso, solo le punte dei piedi.
ancora 5, 3, 2, 1 e torniamo giù in squat isometriche, braccia larghe, vai, rimaniamo, braccia bene larghe, spingo bene con le gambe, ancora 10 secondi, vai, forza, forza, resisti, stai giù, ancora 4, 3, 2, 1 e vai, spostamento laterale, sempre stando bassi, bassi, bisogna essere reattivi sia con le punte dei piedi che con le gambe. E cambio, di nuovo squat isometrico, mettiamo le braccia qui, unite, ancora per 10 secondi, ultimi 5 secondi, 3, 2, 1 e cambio, vai schibasso, vai, 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 veloce, 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 reagisci con le punte dei piedi, 3, 2 e ritorniamo a squat isometrico, sempre braccia larghe, dai, resisti, resisti, forza, 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 ancora 10 secondi, resisti, stai giù, stai giù, stai giù, braccia larghe, ancora 5, 4, 3, 2, 1 e cambio, vai, spostamento, spostamento, siamo giù, siamo giù, siamo giù, ok? Qui, pronti, forza, 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 e cambio, mi rimetto in squat isometrico, qui, braccia unite, dai che è quasi finita, ancora 10 secondi di squat isometrico, ultimi 5 e andremo a fare 10 secondi di schibasso, 3, 2, 1 e vai, 10 secondi di schibasso, forza, 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 ferma qua e muovi solo le gambe, le ginocchia, le punte dei piedi non essere attive, 3, 2, 1, bene, recuperiamo prima del prossimo intervallo da 3 minuti. Bene, a vedere che cosa propone il prossimo intervallo da 3 minuti. Sono 20 secondi di corsa avanti e chiaramente tutto è dettato dallo spazio a vostra disposizione, però può essere anche molto breve. Faccio questo, avanti e indietro, avanti e indietro, basta veramente anche un metro. Poi l'isometria, 10 secondi in affondo laterale isometrico, gamba destra, braccia in bagger, ok? Qui, 10 secondi, poi vado a fare un bagger laterale, laterale avanti, spingendo con la gamba, quindi vado a fare questo, op, op, per 20 secondi, le braccia sono da qui, ok? E infine chiaramente mancano i 10 secondi di affondo laterale isometrico sulla gamba sinistra, quindi questo, sempre 3 minuti, ok? Quindi ricapitolando, corsa avanti e indietro 20 secondi, 10 secondi affondo laterale isometrico, poi 20 secondi bagger portando la gamba avanti e 10 secondi di affondo laterale isometrico all'altra gamba. Attivo il timer. 2, 1 e vai con la corsetta. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Subito mi vado a posizionare in affondo laterale isometrico, vai, 10 secondi, ancora 4, 3, 2, 1 e su, vai, vado a fare bagger e porto le braccia, vai, forza, forza, da una parte e dall'altra, ancora 10 secondi, ancora 5, 4, 3, 2, e cambio, affondo laterale isometrico, gamba sinistra, ancora 5, 4, 3, 2,
1 e riparti con la corsetta. Vai. Avanti, un po' indietro. Forza. Sempre a mo' di navetta. Ancora 5 secondi. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e subito a fondo laterale isometrico. Ok? Partendo con le braccia qui, vado a fare questo. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e vengo su, vai. Bagger, da una parte e dall'altra. Forza, 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 forza. Per 20 secondi, sono passati 10. Vai. Ancora 5 secondi. 4, 3, 2, 1 e subito a fondo laterale isometrico. Gamba sinistra. Dai, dai, dai. Poi subito la corsetta, manca ancora un minuto, 3, 2, 1 e vai, corsetta avanti e indietro. Vai. La forza avanti e indietro, aumenta anche un po' il ritmo se riesci, se hai spazio falla più lunga. Mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e cambio subito a fondo isometrico a destra. Vai, spingiamo come se dovessimo spingere con un bagger laterale. Ancora 2, 1 e cambio, vai. Faccio bagger qui, avanti. Una parte e dall'altra. Per 20 secondi ne mancano ancora 10. Vai che abbiamo quasi finito. Ultimi 5 secondi. 4, 3, 2, 1. E gli ultimi 10 secondi li passiamo in affondo laterale isometrico, gamba sinistra. Ultimi 5, 4 e stop, perfetto, recuperiamo, recuperiamo, abbiamo fatto due intervalli da 3 minuti, ok? Ne facciamo un terzo, nel tempo che recuperiamo. Bene, il terzo intervallo da 3 minuti saranno l'isometria dell'affondo avanti, quindi lo faccio vedere prima laterale, qui sto in bagger in affondo avanti, ok? Posso mettere anche il ginocchio qui, questo, per 20 secondi, ok? 20 secondi affondo isometrico in avanti. Poi faccio 10 secondi di saltelli alternati, quindi questo. Ok, poi chiaramente cosa ci sarà? Affondo laterale isometrico all'altra gamba, 20 secondi, ok? Per vedere anche laterale, qui, spingere, e poi come ultimo esercizio da 10 secondi vado a fare un bagger di sole braccia, ok? Qui, 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 spingo con le braccia, ok? Questo perché l'ultimo è semplicemente per recuperare, per mantenere le gambe su, ok? Sono consapevole che bisogna stare giù quando si effettua il bagger, però va a simulare un po' l'ultima parte di spinta, ok? Quindi, ripeto, 20 secondi a fondo, gamba destra, braccia sempre avanti come il bagger, poi saltelli alternati, 10 secondi, poi a fondo laterale, a fondo avanti, isometrico, gamba sinistra, sempre braccia avanti e infine 10 secondi di bagger utilizzando le braccia. 3 minuti, pronti? Attivo il mio timer, 3, 2, 1 e mi metto giù, ok? Per 20 secondi così, andiamo qui, vai vai, spingere la gamba davanti, mancano ancora 5 secondi, 3, 2, 1 e cambio, tagli alternati, ancora 5 secondi,
1 e cambio, faccio frontalmente l'affondo avanti a sinistra, ok? Così vediamo tutte le angolazioni. Sto qui, gamba avanti, deve mantenere ancora per 10 secondi, ultimi 5, 3, 2, 1 e cambio, fare un bacio di sole braccia, vai, 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 ancora 3, ancora 2, ancora 1 e vai di nuovo a fondo laterale isometrico destra, forza, 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 resisti 20 secondi, di spingere con la gamba, stai su, devi bruciare il quadricipite, ancora 10, dai, 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 mantieni, mantieni, ancora 3, 2, 1 e stop, cambio, vai, saltelli alternati, veloce, 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 dai, transizione deve essere rapida, ancora 3, 2, 1 e subito metto braccia avanti a fondo, dai, 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 ancora 5, scusa, 15, ultimi 10 secondi, dai, dai, siamo giù, braccia avanti, spingi con la gamba, 3, 2, 1 e cambio, vai, bagger, solo braccia, solo braccia, solo braccia e spingi leggermente con la punta del piede, a fare questo, uniscile, riportandole da vicino al corpo, ok, cambio, di nuovo, a fondo laterale isometrico, dai, dai, reagisci velocemente, forza, forza, forza. Hai ancora 10 secondi così, dai, resisti, stai giù, braccia alte, non abbassare le braccia, stai su con le braccia, devono bruciare anche le spalle, 3, 2, 1 e cambio, vai, saltelletti alternati, forza, 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 destra, sinistra, questo è per spingere con l'appoggio del piede e cambio, vai, mettiti giù, fondo laterale isometrico, gamba sinistra, forza, 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 forza. Ancora 10 secondi così, ultimi 5 secondi, poi andremo a fare bagger di solo braccia, 3, 2, 1 e cambio, vai, 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 sposta, spingi leggermente con la punta del piede e in estensione di ginocchio, ancora 3, 2, 1, recupera. Bene. Ora. Dunque, per oggi finiamo qui con il lavoro di forza, chiamiamolo così, delle gambe in particolare, e vi faccio vedere una serie di esercizi di stretching che rimangono da eseguire per tutte le sessioni. Ok, quindi ogni volta che vi allenate andate a fare questi esercizi che tra poco vi andrò a far vedere. Per quanto li tenete, in posizione la tengo per 30 secondi minimo, ok, è importante, 30 secondi a posizione, io le terrò di meno per velocizzare e farvene vedere di più, però voi tenetele 30 secondi ogni volta. Partiamo da sdraiati. Da sdraiati. Prendo una gamba al petto, la metto col ginocchio al lato opposto, braccia larghe, ok? E cambio, ripeto, 30 secondi, io ne faccio molti, molti meno, eh? Cambio, ok, qui devo sentire i glutei, anche il prossimo è per i glutei, metto una gamba piegata sull'altra, caviglia sul ginocchio, passo un braccio in mezzo, l'altro esternamente e vado giù. Cambiamo, quindi caviglia sul ginocchio, braccio in mezzo, l'altro esterno, prendo la tibia della gamba che ho davanti. Ok, cambio. Passiamo.
siamo in posizione seduta. Facciamo le ultime transizioni, vado qui, gambe distese, prendo le punte dei piedi, qualche secondo, poi passiamo direttamente in ginocchio, con una gamba flessa avanti, l'altra distesa dietro, vado qui, da una e dall'altra parte, l'ultima posizione è questa, gambe divaricate, vado con le mani a terra. Bene, quindi 30 secondi a posizione, le avete viste un po' tutte, stoppate il video e rivedetelo, ci vediamo la prossima volta, sottoscrivete il canale, iscrivetevi al canale, continuate a rimanere sintonizzati per tutti i video di tutte le lezioni, alla prossima, ciao!